tutti e ben ritrovati sul canale Play Dog and Cat. Oggi andremo a vedere un interessante argomento di toilettatura, ovvero come pulire gli occhi del nostro cane e le pieghe che si formano sotto gli occhi e nella pelle per quei cani che le presentano come il carlino, il bulldog francese, il boxer o lo sharpei. Andiamo a vedere con il nostro amico Misha in un bel video come fare e vi ricordo anche che è disponibile nella sezione guide del nostro sito playdogandcat.com il manuale Mai più nodi, un vero e proprio manuale di toilettatura con tutti i consigli pratici per eliminare i nodi dal pelo di cane e gatto, per mantenere il pelo in salute e un piccolo bonus dove vi spiego anche come tagliare le unghie correttamente, come pulire gli occhietti e altri piccoli particolari di toilettatura. Vi lascio al video e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale Play Dog and Cat. Oggi siamo qua con il nostro amico Misha, che è già stato partecipe di un altro video dedicato alla toilettatura del cane Carlino. Infatti lui è un bellissimo esemplare di razza Carlino. E vi voglio presentare un nuovo prodotto, una lozione occhi, molto molto utile per la pulizia quotidiana degli occhi di cane e gatto. Si chiama l'Oscar di Smagatto lozione occhi, ecco qua la confezione, e andiamo a vedere come pulire gli occhietti utilizzando questo prodotto, che è totalmente naturale a base di infuso di fiori, e in particolare come pulire anche i solchi che ci sono sotto gli occhi, come nella razza del Carlino, ma anche in altre razze particolari col muso molto schiacciato, come il boxer, nei gatti il persiano e altre razze appunto che hanno pieghe nella pelle, lo sharpei, altre razze ancora caratterizzate appunto da muso schiacciato o da pieghe nella pelle intorno al muso. La lozione occhi aiuta a prevenire l'ingiallimento, quindi è molto utile anche nelle razze che hanno il pelo di colore bianco come il maltese o il barboncino bianco, e può essere utilizzata quotidianamente per la pulizia senza nessun tipo di problema. Essendo naturale a base di estratti di fiori, non crea assolutamente irritazione, non ha dentro fastidiosi profumi e appunto è molto delicato sulla cute del nostro amico quattro zampe. Andiamo subito a vedere come utilizzarlo. Per prima cosa procuriamoci delle salviette 0% profumo come queste che utilizzo io. Perché è importante il 0% profumo? Perché il profumo è un irritante e io non utilizzo profumazioni appunto nelle zone più delicate di cane e gatto, proprio per non incorrere in irritazioni, sensibilità cutanee. La salvietta è umidificata in modo da avere un'efficacia maggiore nella pulizia. Ci spruzziamo sopra la lozione occhi di L'Oscar di Smagatto in questa maniera qua e andiamo a pulire delicatamente gli occhietti di Misha. Non c'è nessun problema se un pochino di prodotto tocca dentro l'occhio, perché appunto la salvietta non contiene profumo, quindi è molto molto delicata, e anche il prodotto stesso, la lozione occhi, è molto delicata essendo a base di estratti di fiori senza profumi e allergeni molto aggressivi, come possono essere invece tante altre lozioni che si trovano in commercio. Andiamo a pulire bene gli occhietti, in particolare il solco che si forma già sotto l'occhio. Controlliamo se ci sono crosticine, come vedete Misha ne ha qualcuna piccolina, e andiamo in profondità all'interno del solco, ovviamente stando attenti a non dare troppo fastidio a Misha. È vero, patatto? La Misha è bravissimo a farsi pulire gli occhietti. Utilizziamo la salvietta anche per pulire bene all'interno dei solchi di tutto il muso. La salvietta umidificata permette di pulire questi solchi in maniera molto più efficace rispetto a una salvietta secca o al tipico batuffolo di cotone. E mi raccomando di scegliere anche la salvietta 0% profumo, deve esserci proprio scritto sulla confezione, in modo da non rischiare sensibilità e irritazioni. Vedete quanto sporco viene fuori dalle pieghe del musetto? Qui.
puliamo anche il nasino, diamo un'ultima passatina per togliere le crosticine che abbiamo staccato. Alla fine della pulizia degli occhi prendiamo un semplice fazzoletto asciutto, perché per eliminare l'umidità in eccesso dovuta all'applicazione della lozione e alla salvietta che è umidificata. Quindi passiamo il fazzoletto all'interno dei solchi per andare ad asciugarli molto bene, perché lasciare umidità all'interno di questi solchi può essere pericoloso per la formazione di irritazione, per proliferazione dei batteri, eccetera eccetera. Quindi è bene asciugare bene queste pieghe alla fine. Diamo una passatina su tutto il musetto e direi che il nostro Misha è pronto, bello pulito, con la pulizia degli occhi e delle sue belle pieghe sotto al muso. Vi ricordo che il prodotto si chiama L'Oscar di Smagatto Lozione Occhi e io lo sto usando da diverse settimane e devo dire che mi trovo molto molto bene. Io e Misha allora vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e ciao Misha. Ciao! Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche di tutti i nostri nuovi video. Ciao da me e da Teo!